albergo che apre le porte alla cultura, nel senso che un'organizzazione che opera sull'isola di Ischia, grazie allo sponsor della Ali Lauro, l'istituto Agostino Lauro, il comune di Torrenova di Messina, con la direzione artistica di Roberta Panizza e ideata da Bruno Mancini, hanno creato questo habitat che offre durante la stagione diversi momenti: presentazione di libri, declamazione di poesie, concerti, recital. E questa sera abbiamo il privilegio di avere due artisti affermati. Parlo di un programma che è quell'andare e venire, e sono movimenti musicali tra i sentimenti mutevoli. Di conseguenza abbiamo consegnato al vostro tavolo un programma di sala, perché abbiamo gli artisti che sto per presentarvi, che mi allieteranno in questo percorso, dove ci sono musiche, avete visto, di Liszt, di Donizetti, di Alzaiolo, di Händel, di Chopin, e quindi dalla voce del contralto, che è un artista a tutto tondo, perché è da anni che svolge attività concertistica nell'ambito della musica sacra e profana, mentre il musicista che l'accompagnerà è un isolano che è diplomato al conservatorio e io dico alle mani di velluto perché sa accompagnare l'artista. Quindi io tributerei un applauso al pianista, che è Giuseppe Castagna. E lei è un contralto, è una donna splendida, io l'ho ascoltata ieri durante le prove, è Salvatorica Savigni. Buon ascolto! Thank you.
Mer di Debussy, che è ispirato a una poesia di Verlaine, quindi poeta romantico francese, al maestro, che esegue il maestro Giuseppe Castagna. Thank you.
Sempre sul tema della luna, proseguiamo con Vaga Luna, che è un brano dell'operista italiano Vincenzo Bellini. Tutto è fugace.
mese di settembre. Volevo bere whisky e una soda, e controsenso sgomai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo bella passi di gazella, Gilda, 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 Gilda. Assemblare musica, canto e effetti sonori appunto della musica elettronica che porteremo qui a Ischia probabilmente in estate, quindi verso luglio, agosto, settembre sentiremo proprio le canzoni, queste poesie, queste identità e cantate da una cantante professionista accompagnata dal pianoforte con una base di musica elettronica che fa effetti particolari, come musica particolare moderna, ancora poco sentita. Come ci accennava Giuseppe, ascolteremo alcune letture di mia scelta. Ho avuto il privilegio di scegliere, eppure tu mi chiederai di vederti, di Bruno Mancini. Eppure tu mi chiederai di vederti, le tette di Gianni, di pesce spunti, specie di Pietro. Un posto di le vie di Renzi, per via di Cugio, per il tuo fantasma. Eppure tu mi sceglierai, canonti di Bernalillo a cinta gialla, tra dentro di Florenzi, fermo da dietro, sul turbine corrente delle cantiche tribolazioni. Eppure tu mi mostrerai, distesa sul tuo piano verde, accanto al fuoco, smorzato il vieni, per vedere la sfida, quelle due linee nude sensuali sul canale novecento. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta della cornice verde, a guardia del tuo letto, di vinta e vieni, per le tue monotti di maglione, in grassi ambiti. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma appena d'erba, tutto o niente, scarabocchiato ieri, sul fronte dello scrigno dove il mistero è la tua felicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è il mio destino.